Buonasera ragazze, buonasera a tutti. Allora, vi volevo dire che finalmente ho un cavalletto. Mio marito mi ha tirato fuori il cavalletto per tenere il telefono mentre registro ed è una cosa stupenda. Lo sto già adorando, posso metterlo come voglio e dopo con calma mi guardo tutte le funzionalità, ma è veramente troppo bello. E quindi sono super contenta. Faccio questo video perché tra poco e spero il più presto possibile devo uscire per comprare delle cose che mi servono per fare lo spezzatino e che mi sono dimenticata di comprare. Forse era meglio se mettevo di là il telefono perché l'obiettivo è di qua, io sono abituata a guardare di qua. Vabbè, comunque mi servono delle robe per fare lo spezzatino, quindi esco. E così butto anche la spazzatura e ho detto adesso vi registro il video. Allora, cosa ho divorato in questi mesi? Ho divorato un sacco di cose. Allora, questo cioccolato nero nero Novi al mirtillo è molto buono, però secondo me sa troppo di mirtillo. Il mirtillo copre troppo il sapore del cioccolato e quindi non lo riacquisto. Poi questi biscotti per gelato che avevo preso da Lidl sono buonissimi e costano veramente poco, ve li consiglio, magari non adesso perché il gelato. Cioè, chi lo mangia anche d'inverno, anch'io a volte lo mangio d'inverno, ma non è un prodotto che poi vado a comprare. Lo mangio magari se vado a fare una passeggiata. Poi ho provato questa nuova sfoglia a buitoni che c'è scritto: l'unico conservante è il tuo frigo, che non ha conservanti. Questa nuova sfoglia mi è piaciuta sia a me che a mio marito. Buona, e la riacquisterò. Poi ho terminato queste caramelle del marchio Captain Candy. E questo negozio è molto famoso. Io l'avevo visto proprio un mesetto fa quando sono andata in crociera in Croazia, a Dubrovnik, e c'erano un sacco di questi negozi. Dopo sono tornata a Venezia 2 settimane fa. E cosa spunta fuori questo negozio? E allora ho comprato un po' di caramelle e sono tutte buonissime, anche se comunque bisogna che ti fai un mutuo per comprarle perché costano un botto di soldi. Poi abbiamo mangiato questo riso integrale basmati della Scotti che io adoro. Adoro questo riso, sia quello non integrale che questo integrale della Scotti. È ottimo abbinato. Io di solito noi lo mangiamo in bianco, accompagnato con dei filetti di tonno, dei carciofi o delle verdure. Ottimo, veramente ottimo. Poi questi cornetti integrali ai frutti rossi, eccoli qua. Molto buoni anche questi e buono il sapore veramente della frutta rossa. Si sente che è naturale, non è artificiale e sono veramente integrali perché sono tanto scuri, quindi buoni. Poi ho terminato questi toroncini che mi ha regalato Marta pochi giorni fa. Non li ho nascosti, ce li siamo mangiati tutti quanti insieme, ne ho offerti anche un po' ai parenti e li abbiamo finiti. Poi ho finito anche questa pasta, i Malareddus, sempre che mi ha inviato la mia amica Marta. Eccoli qua, buonissimi. E poi questo pane per hamburger della Roberto, però integrale. Ho voluto provare a prenderlo integrale ed è buonissimo come quello normale, anzi, ancora più buono. Perché io non riesco più a mangiare né i crackers né il pane bianco. Non riesco, mi sa. Non sono più abituata, ho bisogno di integrale. Poi questo formaggio primo sale della linea Free From della Despar, che è senza lattosio, perché mio marito è intollerante al lattosio e quindi ho voluto provare questo ed è veramente buono. Poi la Coca-Cola, questa Coca-Cola alla ciliegia, che io quando sono andata in Polonia ho assaggiato la Coca-Cola alla ciliegia. E quindi l'ho voluta ricomprare, ma aveva un sapore completamente diverso, per cui questo qua non sa di ciliegia, sa di amaretto. È amara, invece quella che avevo assaggiato in Polonia era molto molto dolce, era un'altra cosa. Questa non è la Coca-Cola che io ho assaggiato in Polonia, perché c'è scritto cherry, sì, ciliegia, questa è una ciliegia ma sa di amarena, sa di amaretto, non mi è piaciuta, no. Poi queste zuppe fresche della marca di Midissì, che adesso che cominciano i primi freddi sono ottime, soprattutto se non si ha tempo di cucinare, sono naturali, sono buonissime.
Poi le birre Poretti, sapete che a me piacciono tanto le birre Poretti, quindi non mi dilungo troppo, ve le mostro perché comunque le adoro, sia tre luppoli, quattro luppoli, cinque luppoli, arrivano fino a nove luppoli se non sbaglio. E poi cosa ho terminato? I ghiaccioli, abbiamo terminato gli ultimi ghiaccioli che erano rimasti in frigo quando ci è venuto un po' di mal di gola. Ecco, danno un po' di sollievo alla gola e poi si mangia qualcosa così di saporito, fa sempre piacere. Poi questi mega cookies della marca Falcone che sono buonissimi, se li trovate ve li consiglio, sono veramente buoni. Sono belli grossi, un cookies contiene 233 calorie, quindi un cookie più una tazza di caffè latte e siete a posto con la colazione. Poi ho finito questi qua, i mostacciuoli, sono dentro il sacchetto perché non volevo che facessero briciole e anche questi mostacciuoli li ho terminati stamattina e me li ha regalati la mia amica Marta. Sapete già cosa ne penso perché ho fatto il video mukbang. Poi questi cornetti che si chiamano cornetti disco mini, praticamente erano dei mini cornetti, vedete, con il disco di cioccolato. Erano, cos'era, caffè, nocciola, cocco, una roba del genere. No, non mi sono piaciuti purtroppo. Pensavo che avessero lo stesso gusto del cornetto classico e più il sapore che c'era qua. In realtà anche la panna era diversa, non era buona come la panna del cornetto classico, per cui questi no, 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 non li ricompro proprio più. E poi ho terminato questa tisana che si chiama Calma Sana, che è una tisana da prendere alla sera che ti dovrebbe così calmare, tipo una camomilla. Però io non riesco a digerirla, mi viene su, è troppo troppo pesante, veramente faccio tanta fatica a berla, non la ricomprerò più. Questa è una tisana di erboristeria che comunque ha il suo costo, però veramente non riesco, preferisco a sto punto bermi una camomilla e basta. Poi abbiamo terminato questi qua, della Milka, sia Oreo che caramello, queste cioccolate della Milka, Oreo e caramello. Quello che mi è piaciuto di più è il caramello, mentre a mio marito è piaciuto di più l'Oreo, perché mio marito non sopporta tanto il caramello, non è una cosa che gli piace. Solo i Mars, tipo, li mangia volentieri col caramello. Poi ho terminato le mele Melinda, eccole qua. Io mangio tantissime mele, è uno dei miei frutti preferiti, le mele, quindi ho finito pacchi e pacchi di mele, perché oltre alle porcherie mangio anche cose, mangio anche cose sane, non mangio solo porcherie. E idem per i mandarini, Mikawa, tutte queste cose qua, vedete, io ne consumo veramente tante. Poi questa tisana l'ho già finita perché ho bevuto alcune tisane anche d'estate. Io le bevo anche d'estate, le bevo calde perché mi piacciono. Chiamatemi pazza, ma è così. E quindi ho provato questa, è le tè canne Love che mi avevano mandato dalla montagna degli amici come regalo. E è una tisana molto buona. E la tè canne che mi fa troppo ridere, la marca, perché sembra tipo fatto delle canne, tipo. Sembra la miscela delle canne, tipo a leggerla così mi fa troppo ridere. È molto buona, allora deve essere al melograno, il frutto della passione. È molto buona, però un pelo troppo dolce, cioè non serve minimamente lo zucchero. Allora, io lo zucchero non lo metto in nessuna bevanda, ma proprio zero, né nel caffè, né nel caffè latte, niente, nessuna bevanda. Però questa addirittura risultava troppo dolce, anche se non ci mettevo lo zucchero. Pensate un po' voi. Poi ho terminato questi yogurt della Zimil senza grassi e senza lattosio. Eccoli qua, sono molto buoni ed è difficile trovare dei yogurt senza lattosio che siano però anche senza grassi. Questi qua, ecco, se volete senza lattosio e senza grassi, pronti qua. Zimil, ottimi, ottimi veramente. Eccolo qua, un altro gusto. Questi sono alla fragola, leggeri, zero grassi, senza lattosio, perfetti. E poi anche ai frutti rossi, tre ne ho terminati. Poi ho terminato queste gomme, la Coca-Cola. So che è una schifezza, che queste cose non bisogna mangiarle, però ogni tanto ci stanno la gommina, la Coca-Cola. Poi ho terminato questo chinotto con sì, chinotto della San Benedetto, un semplicissimo chinotto, niente di che. E è un po' più naturale rispetto agli altri chinotto che si vendono in giro, quello sì.
Poi ho terminato le pabasinas, che anche queste le ho messe in un sacchetto perché non volevo briciole. Eccole qua, ve le faccio vedere un po' così. Era il vassoietto con le pabasinas dentro che mi ha regalato sempre Marta. Buonissime, allora tra pabasinas e mostaccioli ho preferito le pabasinas, sono molto più buone. Anche i mostaccioli sono buoni, ma meglio le pabasinas, scusate come le pronuncio. Poi ho terminato questi baci rosa che sono stupendi, sono buonissimi, mi sono piaciuti un sacco e quindi li ricomprerò se li trovo. Poi questo yogurt della Vassoia, ragazze, io vi voglio dire una cosa. Cosa c'è, la batteria scarica? No, non è questo che vuoi. Io vi voglio dire una cosa, ragazze. Cioè, avete rischiato di non vedermi più. Io ho rischiato di morire avvelenata con questo yogurt. Ho rischiato di morire avvelenata. Guardatelo bene. È così carino vederlo da fuori. È così innocuo. Vassoia, alla nocciola, 100% vegetale. Io stavo per perdere le papille gustative. Le mie papille gustative si sono distrutte al contatto con questo yogurt, che tra l'altro mi sono anche sforzata di mangiare. Insomma, ho mangiato questo yogurt che aveva un sapore stranissimo, ma accettabile. E allora ci ho messo tipo il muesli dentro, così per smorzare un po' questo sapore, che era un misto tra fogna e roba strana, con un pizzico di nocciola. Insomma, mangio questo yogurt con sti cereali, muesli, c'era tipo più muesli che yogurt dentro, e dico vabbè, mi è rimasto il sapore. Il sapore di questo yogurt in bocca per tutta la mattina. Mi sono lavata i denti, ho passato il filo, ho bevuto il colluttorio, non andava via questo sapore, me lo sentivo qua sugli angoli della bocca, mi veniva su. Io veramente, mi ha avvelenato. Come fate a mangiare queste cose? Io vi ammiro. Vi ammiro voi che riuscite a mangiare queste cose alla soia. Io qualunque cosa alla soia abbia mai provato, l'ho veramente rischiato di vomitare, ma questo è stato il top, cioè ho rischiato di morire, veramente. E dopo questo passiamo a una cosa più bella, ovvero i cracker della Doria, quelli semplicissimi al grano saraceno e semi di chia, che mi sono piaciuti tantissimo, sono piaciuti tanto a mio marito. Mio marito non ama i gusti troppo particolari, però questi cracker gli sono piaciuti. E poi questo qua, i mirtilli, queste ormai disintegrata la confezione, sono delle ciambelline mirtilli della marca Dal Colle, biologiche, e le ho trovate veramente buone. E i mirtilli proprio al suo interno sembravano dei tipo delle ciambelline fatte in casa, molto molto buone. E poi sempre i cracker della Doria, questi con mais e semi di quinoa, che sono stati i nostri preferiti, questi preferiti tra tutti e tre i cracker. E il terzo tipo è quello con riso venere e semi di lino. Il più buono di tutti è stato questo qua. Questo qua invece mi aspettavo molto di più, perché pensavo fosse più saporito, vedendo che comunque era anche scuro, ho detto saranno saporiti, invece non sapevano da niente. Buoni però, niente di che. Io vi saluto e ci vediamo al prossimo video. Adesso vado a buttare la spazzatura e poi fare la spesa, e poi quando torno a casa, se riesco, faccio un altro video. Ciao!